con il sindaco di Badolato, Nicola Parretta, siamo in Marina di Badolato, dove abbiamo appena assistito a un'esibizione musicale, di musica sinfonica e di splendide colonne sonore da parte del nuovo concerto bandistico Città di Pazzano. Si è esibito qui, ma non è stato l'unico intrattenimento qua in Marina in questa ormai seconda metà di agosto. Il borgo fa sempre sold out, ogni sera è sempre pieno, mentre in Marina abbiamo avuto altre attività. Ma cosa ci aspetta ancora l'estate badolatese, sindaco Parretta? Allora, confermo che il borgo è sempre strapieno, non ultimo ieri sera con il corteo medievale e poi il concerto di Maria Lenava. E anche in Marina però ci sono stati bellissimi eventi che si sono svolti all'interno del campo sportivo e non ultimo stasera in questa meravigliosa piazza. Inizieremo domani alle ore 20 con l'inaugurazione delle mostre fotografiche e alle 21.30 presenteremo il Festival di Insegui l'Arte, che è una parte di un progetto molto più ampio che Badolato Cuore di Calabria. All'interno di questo progetto ci saranno vari eventi che si svolgeranno nelle varie zone di Badolato, dalla chiesa di San Domenico alla chiesa di Santa Maria, all'Immacolata, Piazza Municipio, alla chiesa della Sanità, al Convento degli Angeli, quindi dislocati un po' sul tutto territorio. Vedranno la presenza di numerosissimi artisti, saranno presentati diversi libri, ci saranno momenti di pittura, laboratori, un programma intenso. Quindi principalmente, sindaco, cultura e storia. Si sta rievocando anche con delle rappresentazioni medievali, certo. Proprio in questa settimana le abbiamo assistito, ma il borgo chiama la Marina, la bellezza del mare di Badolato, che quest'anno, devo dire, ha avuto anche il suo pienone, quindi c'è stato una continua osmosi fra la Marina e il paese, il borgo antico, che però esprime tutta la sua bellezza nelle sue strade e soprattutto nella ricezione turistica. Sì, diamo atto anche che quest'anno la Marina si è arricchita anche di nuove strutture ricettive, che è un fatto molto importante. La Marina è come il paese, come il borgo, fortunatamente è pieno di persone, di turisti. Registriamo anche quest'anno il ritorno dei nostri emigrati, a cui va il nostro ringraziamento, il nostro saluto. Ringraziamo anche quanti, più che emigrati all'estero, lo sono all'interno della stessa Italia e tornano ogni anno fedelmente nel proprio paese. Continueremo anche in Marina, tra le altre cose, per esempio vorrei ricordare c'è stata la Strabadolata, che è stato un momento di sport veramente interessante, molto partecipato e molto vissuto. Un paese in pieno fermento, come d'altra parte è nostra abitudine. E siamo con il maestro Andrea Graziani, che dirige l'orchestra di fiati Città di Pazzano. Si è esibita questa sera qui a Badolato, ci ha fatto gioire con della musica sinfonica, musica dei pezzi diciamo storici, quale anche la Ida di Giuseppe Verdi. Ma una domanda io gliela faccio su Morricone che effettivamente, tra l'altro anche la recente scomparsa lo ha fatto ancor di più amare, ma è una musica che ovviamente esce dal film e che non può essere disconnessa. Ma lei quando dirige Morricone, provo qualcosa di diverso rispetto a qualche altro brano? Allora, intanto, come ha detto lei, è notorio che è venuto a mancare poco tempo fa e quindi anche questa cosa diciamo ci tocca al cuore, ci fa emozionare ancora di più.
Poi ci teniamo nei nostri concerti a ricordarlo ogni volta, perché è un compositore che ha scritto tantissimo per la musica da film, però è una musica che si può distaccare dal film ed eseguire anche senza le immagini, perché arriva al cuore, trasmette delle emozioni veramente, veramente importanti. Poi la cosa bella di questo autore è che usa con maestria i timbri di ogni strumento, quindi ogni strumento risalta, viene fuori la bellezza, proprio il timbro, la particolarità di quello strumento. Ecco, le posso chiedere se Morricone già è nei programmi di studio dei conservatori italiani? No, i programmi di studio no, perché ancora siamo un pochettino radicati al programma classico. Lei lo inserirebbe? Allora, sì, alcune cose sì. Però il programma classico è sempre da base, diciamo, lo zoccolo duro per la formazione di un musicista. Poi da lì il musicista si può discostare, quindi fare Morricone, può fare il jazz, può fare, diciamo, quello che vuole. Però la parte proprio, lo zoccolo duro della formazione è la formazione classica, secondo me, e poi di là uno poi si discosta e fa altro. Avete magistralmente ha diretto il medley di Morricone. Ecco, sì. E nasce già da un pentagramma scritto, oppure è lei che lo ha pensato e ha innestato le varie musiche dei film concatenandoli in modo magistrale? Allora, diciamo che le musiche di Morricone nascono e sono concepite per l'orchestra sinfonica, quindi orchestra d'archi e quant'altro. Però ci sono delle trascrizioni per orchestra di fiati, per questo organico, fatte diciamo, da grandi compositori, da grandi trascrittori, si suol dire. E uno di questi stasera è stato Johann de May. L'ultimo brano che abbiamo eseguito, Moment for Morricone, di Johann de May, che è un grande compositore, un grande trascrittore, che ha scritto per questo organico. Però le anticipo una cosa, noi stasera abbiamo fatto alcuni brani di Morricone, perché poi il 22 di agosto, lunedì, saremo a Gioiosa Ionica e ospiteremo ospiteremo il trombettista che ha suonato per anni e ha inciso tutte le colonne sonore di Morricone, Nello Salza, il solista Nello Salza. Quindi sì, sarà un concerto dedicato interamente ad Ennio Morricone a Gioiosa Ionica. E vi aspettiamo, insomma. Sì, e questo devo dire è veramente un'occasione unica, sia perché abbiamo un collaboratore, diciamo, ecco, che ha sin da C'era una volta in America, mi sembra di capire, ha già collaborato, quindi sì, da giovane, Nello Salza, che è conosciuto ai più proprio per questa sua liaison con il grande maestro. E non scherzavo neanche le trombe di questa sera, si facevano sentire bene, dirette da lei. Due di loro, i trombettisti di stasera, sono allievi del maestro Salza, perché il maestro Nello Salza, da giovane, è stato al conservatorio di Reggio Calabria ed ha formato uno dei nostri trombettisti, Antonio Bifulco. Possiamo dire che c'è della Calabria nella musica di Morricone, sì, ce lo possiamo dire, stasera ne abbiamo assistito qui a Batolato. Grazie al maestro Graziani e all'orchestra di fiati della città di Passano. Grazie mille, grazie, buona serata. Ecco maestro, ma la scelta dei brani che fanno parte del repertorio, ecco, come avviene, quando ci pensa e quando la conclude? Allora, io ogni qualvolta elaboro un repertorio da eseguire, diciamo, poi in estate o nei teatri in inverno, penso sempre che al pubblico deve arrivare un segnale nuovo, nel senso che bisogna educare il pubblico ad ascoltare anche dei brani un pochettino più complicati. Quindi inizio con due o tre brani, magari originali, per orchestra di fiati, che sono un pochettino, come dire, non sono digeribili come nella musica di Morricone o altro, però sono brani importanti, originali per questa formazione, quindi il pubblico va educato. Non so se ha sentito stasera Serenade di Bourgeois, un brano difficilissimo, 10 ottavi, 11 ottavi, 13 ottavi, quello nasce per questo tipo di formazione, è un gioiellino per l'orchestra di fiati, che poi è stato trascritto anche per orchestra sinfonica, tanto che è la bellezza di questo brano. Poi pian piano vado alleggerendo e metto la musica sinfonica, qualche sinfonia, quindi qualche aria d'opera se necessario, e anche la musica da film. Infatti ho concluso il concerto con la musica da film. Infatti diciamo che proprio il fuoco d'artificio finale è proprio il maestro Morricone. Ci sono da Verdi fino a questi autori che sono da conoscere, da diffondere, proprio per la cultura musicale di cui il concerto bandistico si fa bandiera. Grazie ancora, maestro. Grazie a lei, grazie.
Sì, direi che il bilancio di quest'anno è più che positivo, è un festival che sta crescendo e posso dire che abbiamo aggiunto tanti tasselli in più quest'anno. Il maltempo, come dici tu, ci ha messo molto a dura prova, però ce l'abbiamo fatta, abbiamo sfidato il vento, la pioggia e la cosa più bella è che il pubblico di Insegui l'Arte l'ha fatto insieme a noi perché abbiamo avuto appunto tantissime persone nonostante il clima non sia stato a nostro favore. Poi un festival messo su in pochissimo tempo perché abbiamo avuto i finanziamenti proprio a ridosso dell'inizio del festival e ci siamo riusciti. Posso dire che in pochissimi giorni, in sole 3 settimane, abbiamo messo su un programma di tutto rispetto, tanti nomi, tanta sostanza come piace a noi, quindi assolutamente siamo felici, stanchi ma appagati perché vuol dire che le nostre fatiche insomma sono servite. Ecco, a far crescere il festival e a proiettarci verso la prossima edizione. Sì, quando io dico grandi nomi non mi riferisco ovviamente al mainstream, per me grandi nomi sono coloro che fanno buona musica, ecco, che fanno buon teatro e per me per esempio avere Maria Pia De Vito qui a Badolato è fonte di grandissima soddisfazione perché per quanto mi riguarda lei è il pilastro più importante del jazz in Italia, ha fatto la storia del jazz italiano, come dicevi tu Rachele Andrioli, una giovanissima artista che però ha fatto un'esibizione meravigliosa che ha lasciato tutti a bocca aperta, è stata una sicuramente delle serate più emozionanti, per non parlare poi di Monio Vadia, ma abbiamo avuto tantissimi nomi, quindi non è neanche facile parlare di ciascuno di loro, però sì, tanta qualità, tanti generi musicali, la musica popolare, il jazz, il linguaggio contemporaneo del teatro di oggi attraverso Monio Vadia e attraverso Mario Incudine e poi anche l'Orchestra Filarmonica della Calabria, quindi la musica classica sempre presente, come per esempio anche la musica barocca con Vincenzo Capezzuto. Esatto, noi vogliamo far capire che c'è un'alternativa, che appunto la Calabria non è fatta soltanto di tarantelle, no? Che possiamo andare oltre e Badolato si sta caratterizzando anche grazie al lavoro di tutti gli operatori culturali, turistici, proprio come paese che fa un turismo slow, di ricerca, di nicchia, quindi che appunto gradisce una serata jazz, che gradisce la musica barocca, che gradisce la serata teatrale, ecco, che ha bisogno di altro. Quindi, come dire, non è semplice, ma dopo tanti anni posso dire che questo meccanismo finalmente si è ingranato bene e la gente viene a Badolato e al Festival Insegui l'Arte perché ha capito quel tipo di target, qual è l'offerta culturale e artistica di Insegui l'Arte. Quindi possiamo dire che dopo diversi anni Insegui l'Arte è riuscita a creare una sua identità ben precisa che attira quel determinato tipo di persone che vuol vedere quello spettacolo, anche perché il nostro borgo è una bomboniera, non è nostra intenzione inquinarlo ma preservarlo, quindi ecco perché noi ci teniamo a fare appunto spettacoli in tutti i luoghi del paese, perché noi ci occupiamo di valorizzazione dei beni culturali e dei beni naturalistici, quindi l'arte al servizio dei luoghi. Assolutamente sì, infatti io ringrazio le istituzioni che hanno premiato anche quest'anno il Festival Insegui l'Arte e quest'anno, come dicevo anche prima, Insegui l'Arte trae linfa dal Bando Borghi che come comunità badolatese abbiamo vinto l'anno scorso, se non sbaglio, e quindi grazie alle istituzioni noi riusciamo anche a permettere la gratuità degli eventi, quindi non siamo costretti a mettere un biglietto, vado un po' controcorrente, se lo facessi diventerei forse un promoter, non sarei più un'operatrice culturale, il compito di noi operatori culturali è far sì che anche la persona meno abituata al teatro e anche meno abbiente abbia la possibilità di poter godere di buona musica, quindi grazie ai finanziamenti noi riusciamo ancora a mantenere questa filosofia a cui siamo davvero attaccati, ecco. Ti benedica e ti protegga, faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia, rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua mano e la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Preghiamo, grazie a Dio.
tutti. Incastonato tra la zona collinare di Soverato e lo splendido mare della Perla dello Ionio, è stato inaugurato oggi il giardino botanico e parco giochi dedicato a Simona Cavallaro. Un giorno non di tristezza, non di mestizia, ma un giorno caratterizzato dal sorriso di Papà Alfio, così come di Simona dall'alto del paradiso, nel vedere finalmente coronato un piccolo sogno. Realizzare, grazie all'aiuto dell'amministrazione e di tante altre persone, un giardino dove i bambini possano giocare, giocare e divertirsi. Nel ricordo di Simona Cavallaro, una ragazza dal grande sorriso e dal grande animo, che purtroppo oggi non c'è più, ma che è presente grazie agli sforzi e all'impegno di Papà Alfio, che ha sottolineato: oggi sorridiamo, non piangiamo, nonostante il grande dolore che ci ha colpito. Ed è stato circondato da tantissime persone che hanno partecipato a questa piccola inaugurazione, semplice ma toccante, che ha dato alla città di Soverato un'altra piccola perla dove poter far divertire i bambini guardando il mare, ma soprattutto ha ricordato a tutti la bontà e, ripetiamo, lo splendido sorriso di Simona Cavallaro. È stata un'idea che è venuta, diciamo, quasi subito dopo la tragedia, per tenere vivo il ricordo di Simona in un sorriso di tutti i bambini che vengono a visitarlo. Non so se... non ho parole, voglio dire, non mi vengono altre idee, però quello che mi è venuto spontaneo dal cuore era proprio questo, di realizzare un parco, un giardino, in modo che ogni fiore, ogni germoglio, ogni frutto sia dedicato a lei. E poi in una zona panoramica di Soverato c'è il mare, c'è il sole, ci sono i giochi. Ecco, guardandoli dall'alto, anche Simona sarà contenta e sorridente nel vedere i bambini che verranno a giocare. Quindi una cosa che coinvolge Soverato, che è una città che vuole bene a Simona. Sì, 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 sicuramente. Ma il parco è proprio a uso pubblico per tutta la cittadinanza, sia di Soverato che anche di fuori. Non c'è discriminazione. Con l'appoggio del comune di Soverato, con l'ANAS, ho avuto un sostegno totale e spero che le mamme vengano a portare i propri bambini qua pensando che Simona ci guarda e li protegge dall'alto. E quindi tutti insieme, perché l'affetto si dimostra con i fatti, come dicevamo prima, non con le parole, e con il sorriso di Alfio Cavallaro che... e comunque ci ricorda quello di Simona. Possiamo dirvi a nome di tutti grazie? L'accetto. E grazie a voi per tutta la cittadinanza, per l'affetto e la vicinanza, l'abbraccio che avete avuto nei nostri confronti, e specialmente per Simona, che merita tutto il bene di questo mondo, anche se non è qui presente con noi, ma è sicuramente presente in ogni persona, in ogni bambino, in ogni mamma, a tutti. E un'ultima informazione di carattere di servizio: come funzionerà? Sarà fruibile sempre da tutti? Sì, sì, il parco è fruibile 24 ore su 24, è illuminato tutta la notte ed la manutenzione, la pulizia, ci penso io per quanto riguarda la cura delle piante. Qualsiasi famiglia, qualsiasi bambino può venire in qualsiasi orario, è sempre aperto, è sempre pulito, è sempre ordinato. Un momento molto bello, toccante, è una festa, non è un'espressione di dolore. Sicuramente un momento per ricordare quanto è accaduto lo scorso anno e per stare vicino nel vivo ricordo di Simona, e attraverso l'opera di Alfio, del papà, che ha fatto una riqualificazione straordinaria, e quindi un momento dove attraverso la felicità, la gioiosità per i bambini si ricorderà appunto Simona.
Sindaco, Alfio Cavallaro ha parlato di un'amministrazione che in toto è stata vicino a lui, perché questa non era facile come realizzazione. Quindi Simona è contenta, ci guarda dall'alto ed è appunto un sorriso in più assoverato. Sì, questa è una giornata del ricordo, la comunità è ancora scossa di quello che è successo l'anno scorso, questo parco segna, traccia una memoria per Simona, quindi io ringrazio la famiglia per quanto hanno fatto per riqualificare quest'area. Ringrazio anche i dirigenti dell'ANAS che sono stati subito sensibili nel cedere, diciamo, quest'area, e quindi voglio dire, l'amministrazione, l'ANAS, la famiglia ha lavorato tutti nella stessa direzione. Se invece vogliamo parlare anche della politica, stiamo cercando di far prevenire agli italiani tutti i punti del nostro programma e vediamo che c'è una distanza enorme tra noi e tutti gli altri partiti, probabilmente perché noi siamo uomini del fare. Io sono un imprenditore prima ancora che un politico e quindi concepisco un programma con impegni precisi di cose da realizzare e gli altri ne hanno solo. Io penso che bisogna farle tutte e due. Monza deve restare in Serie A, guai se tornasse indietro dopo 200 anni, di 110 anni di aspettative, e le elezioni dobbiamo vincerle noi, ma non vincerle soltanto. Bisogna che Forza Italia diventi il partito trainante della coalizione. E io spero che il miracolo che si è verificato qualche anno fa in una campagna elettorale in cui abbiamo cominciato l'11% e abbiamo finito il 21%, possa essere un miracolo che si ripete. Se vogliono votare Cataino De Luca perché urla in televisione, votassero Cataino De Luca. Cioè nessuno può salvare gli italiani da se stessi. Sono gli italiani che devono cominciare a capire, i siciliani allo stesso modo, perché sono italiani, che il voto è, vuol dire affidare una cosa che è loro, cioè la regione e lo Stato, a persone che non è che devono essere brave a fare un video, devono essere brave a gestire e amministrare, che è una cosa complicatissima che prevede delle esperienze. Io ho lavorato alla Ferrari, a Sky, a NTV, all'Interporto, in Confindustria, a Londra, a San Paolo, e vi dico che quando sono diventato ministro comunque avevo il timore di riuscire o non riuscire, che è un timore sano, perché vuol dire che tu stai, realizzi la difficoltà delle cose. Qui sembra che tutti sono in grado di fare qualunque cosa. Non hanno mai lavorato un giorno fuori dalla politica, però sono tutti dei fenomeni. Vanno tutti a governare e fanno diventare l'Italia gli Stati Uniti d'America. A me sembra una cosa di che gli elettori devono...